Viva Vivarelli è un omaggio a Villa Stonorov, in quest'anno in cui ricade il centenario della nascita del maestro Iorio Vivarelli, inteso come il simbolico inizio delle celebrazioni del centenario della nascita del maestro, affidato al sodalizio artistico del Mira Debora, ovvero Massimo Biagi, Mira Dario e Debora Di Bella. Nel 2010 girai un filmato, una performance che fece Massimo Biagi, omaggiando appunto Iorio Vivarelli. Allora lui nell'occasione lo voleva presentare stasera e voleva che io dessi un contributo. E il contributo consiste in questo, che praticamente sia lui che Paolo Tesi, che sono stati allievi di Iorio Vivarelli, lavorano con esperienze e performance disegnative stendendo grandi teli o carta per terra. Allora mi è venuto in mente di fare un lavoro, con il debito rispetto, di storicizzare questi tipi di interventi, prendendo a riferimento, mi sembra, 8 artisti importantissimi che hanno operato appunto con questo tipo di linguaggio, cioè lavorando appunto sulle delle tele stese per terra. E quindi l'ho chiamato l'intervento arte orizzontale, ecco, non poteva che essere così. Noi siamo Mira Debora, Massimo Biagi, Debora Di Bella, è il terzo intervento che facciamo per Iorio Vivarelli. Siliano aveva fatto un video che io non conoscevo e che ci ha inviato, di un lavoro del 2010, è un grande disegno fatto a terra in onore di Iorio Vivarelli, e stasera lo presentiamo insieme all'intervento di Siliano Simoncini, che parlerà anche di Paolo Tesi, e poi ci sarà un nostro intervento finale dei Mira Debora, quindi Massimo Biagi e Debora Di Bella, che è uno scritto dedicato a fatto e dedicato a Iorio Vivarelli. Il centenario della nascita di Iorio Vivarelli, la Fondazione ha in programma una serie di iniziative. La prima importante iniziativa ci sarà il 20 di maggio, cioè venerdì 20, verrà fatta una mostra nel Battistero di Pistoia in Piazza del Duomo di 12 opere, che rimarrà aperta fino al 23 di luglio.